Questa sera abbiamo il piacere di ospitarti qui a Monopoli per la presentazione del tuo libro. Di cosa tratta? Allora, il mio libro è un romanzo che celebra i miei 10 anni da favola e ho scelto di farlo in versione favola moderna perché un'autobiografia mi sembrava un po' troppo a questa età e così racconto da dove tutto è incominciato, tutto è partito, questa favola di vita. È un romanzo autobiografico, vero? Riprende molto la mia vita, in realtà l'autobiografia ripercorre con gli stessi nomi, si parla ovviamente in prima persona, in questo caso con il mio alter ego ho cercato di trasmettere lo stesso, il concetto di questo cammino favoloso. Quali sono i tuoi progetti futuri? Diciamo che già il libro è un bel progetto che voglio godermi e intanto sono in onda sulla 5 con un programma dedicato a tutto il mondo femminile, dedicato al look, all'outfit, un magazine appunto dedicato alle donne per rimanere sempre up to date, no? Sempre aggiornate sulle nuove tendenze. Sulla 5 tutte le mattine alle 10.40, tutte le domeniche mattina. Potresti spendere due parole sulla nostra città? È la prima volta che la visiti? No, in realtà sono già venuta per uno dei miei sponsor, ex sponsor Chateau d'Ax, per un evento di apertura e sono felicissima di tornarci per il libro.